Oggi parliamo del pacifismo nelle varie religioni e soprattutto parliamo di Mahatma Gandhi, probabilmente il pacifista più famoso e mio ispiratore. Spiegheremo nel dettaglio il suo pensiero e risponderemo ad alcune delle critiche più comuni. Per capire il gandhismo vi servono quattro concetti chiave: Ahimsa, Aparigraha, Swadeshi e Sarvodaya. Distrutta la pronuncia, probabilmente. Ahimsa è la non violenza, da cui derivano tutti gli altri. Gandhi era un convinto pacifista. Ammirava Tolstoi, a cui scrisse ed egli rispose, e Tolstoi è il padre dell'anarcopacifismo, la forma più completa di pacifismo, riconoscendo nella violenza la chiave del capitalismo, violenza dei ricchi sui poveri, e dello Stato. Senza violenza non esiste Stato o oppressione. Secondo Gandhi, la violenza è sbagliata ed è anche controproducente, ed è molto più efficace la non violenza, ossia manifestazioni pacifiche, la resistenza passiva, ossia non rispettare le regole sbagliate, e digiuni prolungati. Questo non è, come alcuni su internet strillano, starnazzando, passivismo. Gandhi ha detto talmente tante volte che la violenza in alcuni casi è giustificata, solo come legittima difesa, che una volta lo ha pure ribadito, cioè disse: l'ho detto tante tante volte, cioè non solo lo dice, si sente pure che è stufo che gli venga chiesto continuamente. Purtroppo i guerristi hanno una mentalità limitata. L'idea del pacifismo è al di là della loro comprensione e così devono per forza incapsularlo in idee più sempliciotte e sbagliate. Gandhi ha più volte ribadito che la legittima difesa è giusta e infatti scrisse che per salvare un popolo, si riferisce in quella lettera agli ebrei, che viene sterminato, una guerra con la Germania è giustificabile. Questo anche in risposta a chi ha accusato Gandhi di essere peggio di Hitler. Veramente, come si fa a dire certe cose? Alcuni citano una lettera di Gandhi ad Hitler in cui Gandhi lo chiama amico, cercando di farlo passare quindi per nazista. Io veramente non mi capacito di quanto si possa essere disonesti. Se avessero letto tutta la lettera, saprebbero che Gandhi sta usando la captatio benevolentiae, che è una tecnica retorica con cui cerchi di abbonarti l'avversario. Gandhi lo chiama amico perché quello è lo stile di Gandhi, creare la pace, la conciliazione. Lui non chiama mai nessuno stronzo. Gandhi, in tutta la lettera, non fa un solo complimento ad Hitler e gli dice che soltanto lui può fermare una guerra, perché appunto è lui che la sta causando, e lo prega di riconsiderare, perché nessuno ha in dubbio il fatto che lui tenga alla Germania. Idem con Mussolini. Ci sono due dichiarazioni che vengono citate di Gandhi su di lui. Una è una bufala, smentita da tempo. Nell'altra, Mussolini viene espressamente condannato da Gandhi come autoritario. Semplicemente dice che alcune sue proposte, mai attuate in realtà, non gli sembravano da buttare. Ricordiamo che Gandhi incontrò Mussolini per 20 minuti, quindi potete immaginare quanto completa possa essere l'idea che uno si fa in 20 minuti. Passiamo alla parigraha, il non possesso. Per Gandhi la proprietà privata conduce alla violenza. Io sono violento per tenerla e tu sei violento per rubarla, e dunque rinunciare alla proprietà privata è necessario per la non violenza. Questo è il pezzo che i liberali non amano citare, fermandosi a persone di pelle scura non usate la violenza contro di noi. Gandhi era esplicitamente anticapitalista. Sosteneva che il capitalismo dissanguava l'uomo, mentre strizzava molto l'occhiolino al socialismo e all'anarchia di Tolstoi. Per Gandhi le terre andavano redistribuite alla gente comune e i modelli di produzione economica andavano basati, centralmente pianificati, in base ai bisogni della popolazione e non ai capricci di Wall Street. In particolare Gandhi favoriva i fondi fiduciari, in cui i soldi della comunità erano immessi e gestiti. Ora passiamo al terzo principio, lo Swadeshi. Questa è una delle più efficaci, il boicottaggio. Per Gandhi, uno dei migliori modi per avviare al pacifismo è non sostenere economicamente e fare anzi una pessima pubblicità ai business violenti o alle nazioni violente. Per questo motivo Gandhi fece boicottare tutti i beni occidentali, soprattutto inglesi, facendo un grosso danno economico. E ancora oggi sappiamo che il boicottaggio è un ottimo mezzo non violento per ottenere quello che si vuole. E di contro lo Swadeshi chiede di sviluppare l'autonomia, non dipendere da altri. Che non va confusa con autarchia, quindi chiudere la propria economia, con la delocalizzazione e la decentralizzazione. Ogni regione deve essere autosufficiente e i cittadini devono essere istruiti a riguardo. E infine l'ultimo principio, la Savordaya, che deriva dai primi tre, che è l'idea di progresso universale, secondo cui non solo gli indiani, ma tutti i popoli oppressi devono liberarsi e aiutarsi alla vicenda, ed è stato ispiratore del terzo mondismo. E ora rispondiamo ad alcune critiche a Gandhi. È vero che era misogino? No, anzi fu uno storico promotore del femminismo indiano, sancendo che le donne devono emanciparsi e combattere per il proprio sviluppo. Si opponeva a tutte le norme sessiste dell'epoca, compreso il matrimonio programmato, specie per i bambini, e disse che una donna non era una schiava del marito, ma una comrade, cioè compagna in senso socialista del termine. È vero che Gandhi era islamofobo? No.
criticava alcune interpretazioni fondamentaliste del Corano, ma non il Corano in sé, e fu uno storico promotore dell'amicizia tra islamici e indù, ed è per questo che venne criticato dagli induisti più conservatori, come traditore. Il suo assassino era uno di loro. Ci è morto per amore dei musulmani. Era classista? No. Gandhi è stato il principale promotore della fine del sistema delle caste, e in particolare dei fuori casta che erano trattati malissimo. Si oppose al matrimonio segregato tra caste, da giovane invece lo sosteneva, e così come all'eredità dei posti di lavoro tra caste. Gandhi fu razzista solo da giovane. Da giovane era il classico indiano arricchito di cultura inglese. Pensava dunque che obbedendo agli inglesi e imparando da loro, gli indiani dimostravano di essere superiori. Quando studiò in Sudafrica, lui si oppose all'idea di mettere gli indiani insieme agli africani nella segregazione, in quanto per lui gli indiani ed europei erano entrambi ariani e superiori. Questo però era il Gandhi giovane. In seguito rigettò e criticò queste idee, affermando l'uguaglianza di tutti gli umani, tanto che Martin Luther King e Nelson Mandela, padri dell'antirazzismo nonché pacifisti e filosocialisti, tutti e due, soprattutto il secondo, citarono Gandhi come loro ispiratore. Le persone cambiano, ragazzi. E tutti questi principi non si applicano solo agli umani. Gandhi riteneva che anche diverse forme di vita, non umane, sono capaci di soffrire, e su cui dunque va applicata la non violenza. Gandhi ispirò il movimento Sardodawa Shamadana in Sri Lanka, che ancora oggi è molto attivo. Gandhi diceva spesso di amare Cristo, ma non apprezzare i cristiani. E quindi parliamo della Bibbia e del perché nella Bibbia la guerra è così criticata da Dio. Anzitutto perché Dio fa l'uomo a sua immagine e somiglianza, e dunque uccidere un uomo è come uccidere Dio. Dio comanda all'uomo, e questo è il primo comandamento, crescete e moltiplicatevi nella Genesi, e questo è in antitesi con la guerra. Il primo peccato, dopo quello originale, è proprio un omicidio, quello di Caino. E Dio come reagisce a Caino? Forse punendolo? Forse uccidendolo? No. Mettendogli un marchio sulla testa e dicendo «Nessuno si azzardi a fare del male a Caino, e ogni violenza contro Caino sarà ripagata 7 volte tanto». Con questo episodio, sin da subito, ci viene fatto capire cosa Dio pensa della violenza. È sbagliata e non deve mai essere ripagata con altra violenza, altrimenti il ciclo di vendette non finirà mai. Colui che dissangua un uomo sarà dissanguato. Questa descrizione viene purtroppo da alcuni ebrei antichi scambiata come prescrizione, cioè Dio sta dicendo se tu ammazzi poi sarai ammazzato, e viene interpretata come Dio che ordina di ammazzare chi ammazza. Non è la prima volta che succede, per questo gli ebrei avevano la condanna a morte, così come la monarchia, pur essendo tutte e due state criticate da Dio stesso. E questo ci porta al sesto comandamento, non uccidere. Ora, i conservatori subito si apprestano a dire quel verbo significa uccidere senza giusta causa. Sì, la Bibbia riconosce che può essere necessaria la legittima difesa, ma questo non può essere tradotto, come fanno i conservatori, in «libera tutti, il mio governo ha sempre ragione di uccidere». Non uccidere è il comandamento più urgente. Tutti gli altri comandamenti che vengono dopo riguardano crimini meno gravi, non ci si può riprendere da un omicidio, e tutti i comandamenti precedenti riguardano Dio, che è immortale. Quindi questo comandamento non è solo passivo, non uccidere, ma è anche attivo, devi salvare vite. Come ci viene spiegato in Levitico 19:16, devi salvare chi rischia la vita, altrimenti sei un omicida. Questa è l'omissione di soccorso. La Bibbia chiarisce che non è mai legittimo uccidere qualcuno se non in legittima difesa, neanche per vendetta. E persino i condannati a morte hanno 1000 tutele. Devono essere messi sotto processo, con almeno 2 testimoni distinti, che fanno la stessa versione, questa è una delle primissime forme di equo processo nella storia, e colui che uccide per sbaglio deve comunque essere punito, perché è omicidio colposo, ma può rifugiarsi in una città dei sacerdoti e rimanere qui in esilio. È una sorta di domiciliare, finché il sacerdote non muore, il gran sacerdote, e poi ogni sua colpa sarà pulita. Infine, Deuteronomio 25:12 dice che tra inseguitore e inseguito bisogna addirittura preservare la vita dell'inseguito, cioè se anche insegui un criminale non devi ammazzarlo. Ma questo riguarda gli individui, non gli stati. Come si devono comportare gli stati? La Bibbia fornisce anche regole sulla guerra e sul suo funzionamento. Nella Bibbia gli ebrei ogni singola volta subiscono degli attacchi. Tutte le loro guerre sono difensive e, quando non lo sono, Dio li punisce, lasciando chiaro il segnale che la guerra, se non è per difesa, è sbagliata. Non solo. Dio fornisce anche indicazioni su come comportarsi durante le guerre difensive. È vietato toccare bambini e anziani. È vietato toccare le donne. Gli uomini, se si arrendono, non devono essere toccati e dovranno fare una cosa molto, molto peggiore che morire. Dovranno pagare una tassa. Zan zan zan. Ed infine il profeta Isaia condanna definitivamente la guerra, nel capitolo 2, versetti 3 e 4. E tutto questo nell'Antico Testamento, quello considerato più violento. Nel Nuovo Testamento si rincara la dose. Gesù dice infinite volte che il dovere del cristiano è la pace,
e gli dice la pace sia con voi, e dice benedetti siano i portatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Questo è Matteo 5.9. Non solo, Gesù, oltre a condannare a comandare la pace, vieta la violenza, dicendo chi di spada ferisce, di spada perisce, e dice anche avete sentito occhio per occhio, dente per dente, in verità io vi dico non resistete ad una persona malvagia, porgi l'altra guancia, se il tuo nemico ha bisogno, aiutalo. Questi comandamenti sono del tutto incompatibili con l'idea di legittimità di guerra. Quando gli portano l'adultera, dicendo che devono lapidarla, Gesù dice «Chi è senza peccato scagli la prima pietra». Allora nessuno scagliò perché erano tutti peccatori. E dunque non possiamo essere violenti tra di noi, perché nessuno è superiore agli altri. Ma attenzione, quella frase lì, «Chi è senza peccato scagli la prima pietra», preclude qualcuno, ossia Gesù. Gesù è senza peccato, quindi egli potrebbe scagliare la pietra. E invece che cosa dice? Dice «Vai a non peccare più». Ovviamente, nel Nuovo Testamento, si riconosce che in certe situazioni estreme è legittima la violenza, ma super contenuta. Quando i soldati chiesero a San Giovanni Battista cosa fare, lui rispose che loro dovevano guardarsi dall'estorsione ed essere contenti della loro paga. Non gli ha detto smettete di lavorare, perché serviranno sempre delle forze dell'ordine, che ringrazio sempre. Gesù stesso affermò che sulla terra ci sarebbero state guerre fino al suo ritorno, Marco 13,7 e 8, quindi Gesù predice anche di non tornare molto presto. E lui stesso incontrò un centurione e lo ha elogiato per la sua fede e non gli ha detto smetti di lavorare. Giovanni 18,36 vieta alla Chiesa di usare la violenza e dunque ogni volta che una figura religiosa dice in nome di Dio uccidete o fate la guerra, questa figura ha bestemmiato. Alcuni utilizzano il famoso passaggio date a Cesare quel che è di Cesare per dire che i cristiani devono obbedire a tutte le guerre e parteciparvi. Ciò è falso. Quel passaggio si riferisce ai contributi economici. Non dice che bisogna sempre obbedire alle leggi. San Paolo e San Pietro affermavano che bisogna obbedire a Dio prima che alla legge e quindi, se lo Stato ti comanda una guerra ingiusta, è legittimo disobbedire Atti 5.29. E che in generale il cristianesimo richiede che, sebbene sia possibile usare la violenza per difendersi, è preferibile ripagare il male non con altro male, ma con il bene. Romani 12, 17-21. Ovviamente in ambito protestante tutte le cose che ho detto vengono ignorate, sono a libera interpretazione di Gesù che adora la guerra, si sprecano, no? Sin da Martin Lutero che scrisse che il comandamento non uccidere non si applica agli stati, e quindi gli stati possono uccidere. Ma tipo leggerlo un testo. Invece i metodisti, quaccheri e anabattisti sono solitamente molto pacifisti. In ambito cattolico, sgarri a parte, come ho detto, si è tenuta l'idea che la guerra sia un'inutile strage, e virtualmente ogni conflitto ha avuto almeno un papa a dire che era sbagliato. Santo Oscar Romero, cattolico e comunista, fu uno storico fautore della nonviolenza. Ma questo è ebraismo e cristianesimo, parliamo delle altre religioni. L'Islam conferma il divieto verso l'omicidio e afferma che i non musulmani hanno diritto a rimanere tali, senza essere convertiti a forza, semplicemente devono pagare una tassa, motivo per cui l'ISIS e i talebani tecnicamente non sono musulmani, sono eretici. Il concetto stesso di jihad non significa guerra santa, significa sforzo interiore per avvicinarsi a Dio. Il Corano vieta di uccidere le donne, bambini, oggetti e animali in guerra, di nuovo l'ISIS eretico. La guerra nel Corano è legittima soltanto per legittima difesa, abbattere un tiranno e ottenere libertà. Il pacifismo è particolarmente forte in alcune branche dell'Islam, come quella Sufi e in particolare l'ordine Chisti, che ha influenzato Gandhi. Il leader musulmano Khan Abdul Ghaffar è ad oggi considerato il più grande pacifista musulmano della storia, chiamato appunto il Gandhi islamico, ed era un grande amico di Gandhi. Il buddismo ha come primaria virtù quella della ahimsa, il non fare male, la non violenza, ne abbiamo già parlato, e quindi che tu sia ebreo, cristiano, musulmano e induista, per tutti i motivi che ho citato sopra, sei obbligato ad essere pacifista. Ed infine abbiamo i jainisti, una religione estremamente pacifista. Loro considerano tutti gli esseri viventi come dotati di anima, e fare loro del male è sbagliato, motivo per cui sono vegetariani e spesso anche vegani e stanno attenti a dove camminano e dove si siedono per evitare di calpestare insetti. Ovviamente i jainisti non sono illusi e dividono gli esseri viventi in gerarchie. Esseri immobili, come le piante, valgono di meno, mentre gli esseri mobili, come gli animali, valgono di più. Ovviamente, secondo questa classificazione, alcune piante in teoria varrebbero più di certi animali, tipo i girasoli contro i coralli. Inoltre i jainisti dividono gli esseri mobili in gerarchia a seconda di quanti sensi hanno. Un senso, due sensi e così via fino a cinque. Più sei in alto, più devi essere protetto. Sono dunque molto vicini alla mia concezione di etica, in cui bisogna dare priorità agli esseri più intelligenti. Ed infine parliamo della Consistent Life Ethics, ossia l'idea di alcuni cristiani che bisogna opporsi a tutti i tipi di violenza, compresa la violenza verso se stessi. Non devi fare del male a te stesso. Questa idea
critica critica il cibo spazzatura, l'alcol, le droghe, il fumo e persino l'eccesso di legittima l'eccesso di legittima velocità, scusate. L'eccesso di velocità è considerata un peccato. Non devi fare del male, insomma, a te stesso. Questa idea, che promuove il salutismo, mi sembra molto basata e rossopillata. Io stesso sono straight edge, quindi di massimo livello, quindi già rispetto tutte queste cose. L'unica critica che faccio a questa idea è la sua opposizione all'aborto, perché trovo sbagliatissimo considerare madre e figlio come nemici in una lotta aggressiva e considerare l'aborto una guerra al feto. L'aborto è una realtà molto più complessa e soprattutto prima di una certa fase l'embrione non può considerarsi per me umano. Ma ripeto, farò un video sul perché l'aborto è necessario successivamente, molto lontano nel tempo, non espandiamoci troppo. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio Tipeee, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio di premi. In descrizione troverai anche il mio libro, tutti e due i miei libri, il mio fumetto e le magliette. Se questo video ti è piaciuto ti metti a mettere mi piace, iscriviti a questo canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.